senso di questa marcia. Ecco, quindi adesso metteremo un po' di musica perché questi bimbi si devono ricordare un momento gioioso e noi adulti li dobbiamo aiutare, quindi non abbiate paura di ballare, di cantare, di chiedere una musica. Poi dopo verrò da voi per chiedere che musica volete ascoltare. Per adesso inizierò io con una musica particolare, va bene? Allora ragazzi, siamo qui per la pace. Non vi sento, per la pace. Per i diritti umani. Per la giustizia. Dov'è che la vogliamo? La vogliamo a Cerigno? In tutta la Pù? In tutta l'Italia? In tutto il mondo? Quando è che vogliamo la pace? Quando è che la vogliamo? Sempre la vogliamo, sempre la vogliamo. Allora fra un po', allora, io anche so essere anche un po' serio, però quando arrivo con tanti bimbi così mi trasformo, ok? Ringraziamo John Palisa qui a Cerignola per la tappa della Marcia dei Bruchi, attivista che ormai da 30 anni vive in Italia, è originario del Congo, si definisce Peace Walking Man, cioè uomo che cammina per la pace. Può spiegarci un po' i motivi, diciamo, da cosa nasce questa sua ormai ultradecennale missione? Intanto grazie mille, Cerignola, sono arrivato, sono qui, anzi sono tornato. Sono tornato perché conosco abbastanza bene questo territorio, Cerignola, Stornara, Ortanova e Foggia. Conosco un po' questi territori perché circa 30 anni fa, quando sono arrivato in Italia, sono passato da queste parti a lavorare. La mia vita è cambiata comunque quando ho deciso di immigrare al nord Italia. Ho ripreso gli studi, lavorato. Ma oggi di nuovo ho cambiato vita per tentare un pochino di sensibilizzare i giovani, soprattutto i giovani, in tutto il territorio italiano, ma anche in Europa, circa le questioni e le problematiche che sta vivendo il nostro pianeta, che stiamo vivendo anche localmente. In particolare modo qui al sud dell'Italia, dove ho vissuto anche bene, ho vissuto 5 anni a Napoli, conosco le problematiche ed è importante che i giovani sappiano che se vogliono avere un futuro migliore si devono impegnare oggi, si devono impegnare, è imperativo che si impegnino. Allora noi abbiamo il dovere di passare il testimone ai giovani, abbiamo il dovere di informare i giovani, di dare loro tutti gli strumenti necessari. Allora io come cittadino italiano, congolese, quindi africano, europeo, chi meglio di me può raccontare le relazioni difficili che ci sono tra Europa e Africa? Sono relazioni che vanno avanti da 5 secoli, però dove gli uni sono stati sempre i padroni e gli altri sono sempre stati quelli sfruttati. È importante che i giovani di oggi capiscano questa dinamica e che si mettano insieme ai loro coetanei africani per camminare insieme e costruire un mondo diverso, un mondo di pace, un mondo più equilibrato. Questo è il senso delle marce che organizzo e anche di questa Marcia dei Bruchi, che è soprattutto dedicata alle scuole, ai giovani, ed è una marcia per i diritti umani, per la pace, per la giustizia, con attenzione anche ad argomenti importanti oggi e molto sensibili ai giovani, come ad esempio la lotta ai cambiamenti climatici, la salvaguardia del nostro pianeta, oppure semplicemente il consumo critico. Ecco, questa è una marcia che è partita ormai 5 giorni fa da San Severo. Ieri ho fatto una bella marcia con dei studenti, degli alunni, 300 alunni a Foggia. Sono arrivato a Ortanova ieri e quindi stamattina sono ripartito da Ortanova e sono arrivato 30 minuti fa a Cerignola e ho trovato Sofia, un'amica che mi aspetta e siamo qui per fare due passi insieme e poi dopo in qualche modo parlare di questa iniziativa. Volevo in conclusione chiederle qualcosa riguardante quello che purtroppo l'attualità di questi giorni ci ha testimoniato, l'ennesima strage di migranti al largo delle nostre coste, questa volta in Calabria. Spesso la politica non dà un bello spettacolo di sé, tutt'altro quando accadono queste cose.
Volevo chiedere dal suo punto di vista cosa le istituzioni, i governi nazionali e l'Unione Europea in che direzione concretamente dovrebbero operare per provare almeno a risolvere questo gravissimo problema che ci diciamo danni. Che bisogna mettere da parte la demagogia sia in Italia che in Europa. Tutti stanno usando comunque i migranti come alibi per non fare niente, questi viaggi come alibi per non fare niente. Sento dire la gente non deve andare via. Io vorrei vedere se succedesse qui da noi adesso in Italia cosa dovremmo e potremmo fare. L'abbiamo visto in Ucraina. Il 23 febbraio dell'anno scorso gli ucraini stavano dormendo tranquillamente, non sapevano che la loro vita stava per cambiare. Oggi in Italia abbiamo ricevuto e ospitiamo tanti ucraini, ma nessuno di loro avrebbe mai pensato che sarebbe dovuto lasciare il proprio paese. Quindi questo è un po' il problema. Cosa bisognerebbe fare? Penso che i tanti soldi che si spendono per alzare muri, per Frontex e così via, questi soldi dovrebbero essere usati per soccorrere le persone, togliere queste leggi razziste, queste leggi come dire criminali, che fanno sì che chi va a salvare la gente, chi è solidale alle persone che hanno bisogno, chi va a salvare la gente, si ritrovi a essere trattato come criminale. Sicuramente salvare la gente nel mare non basta, bisogna mettere in campo delle politiche nazionali mondiali che vadano a incidere sulle problematiche che fanno sì che la gente vada via. Cioè vuol dire smettere di fabbricare armi, forse sono troppo ottimista, smettere di vendere le armi in tutti i paesi del mondo, in Afghanistan, in Siria, in Africa. Se si smettesse in qualche modo di vendere armi e di creare guerre, pian piano probabilmente queste questioni potrebbero risolversi pian piano nel tempo, non subito. I cambiamenti climatici sono un'altra questione, però diciamo che se c'è un conflitto, se non hai da mangiare, se i tuoi muoiono, è quasi automatico il fatto di andare a cercare una vita migliore da qualche parte. Quindi smettiamola di prenderci in giro. Se siamo veramente tutti parte della stessa umanità, dobbiamo considerare tutti allora come parte del creato. Dio ci ha creati tutti insieme ed è solo così che ci possiamo salvare. La ringrazio e la saluto con il suo motto: pace, pace, pace. Pace sempre. Grazie. Grazie mille. Ringraziare i più giovani che sono la nostra speranza. Questo è, vedo tante nonne, nonni, mamme, questi sono la vostra speranza. Con qualcuno, magari io quando sono passato qui 30 anni fa, qualcuno forse nasceva quando sono passato qui 30 anni fa. Questi sono le donne, gli uomini di domani. Dobbiamo fare del nostro meglio, quindi per il loro coraggio oggi, la marcia, io sono un po' stanchino perché sono arrivato da lontano,
Però sono abituato, è bello vedere tante bambine, tanti bambini, tante ragazze e tanti ragazzi divertirsi come voi. Ma io voglio sentire un applauso, no? Non tanto rumore, ma un applausino. È più forte! C'è un genocidio. Stiamo parlando di 10 milioni di vittime in 25 anni. Se dividiamo, sono 400.000 persone ogni anno in media. Io porto il lutto, vedete, da 20 anni perché ho perso mio padre nel conflitto, una sorella dispersa, però siamo felici, eh? Insomma, noi ringraziamo Dio, giusto? Perché quando una persona va, speriamo, sta meglio, giusto? Dobbiamo sempre pregare per chi va via, giusto? E avere sempre fiducia, vero? Ma non vi scendo, non siete d'accordo? Vero? Ok, perfetto, perché non voglio creare una situazione in cui... questo è quanto, quindi proviamo un pochino a guardare oltre. Ci sono tante guerre nel mondo che bisogna evitare e tante popolazioni. Provate anche un po', lo so che voi lo sapete, ma il mondo in generale non ci considera, perché altrimenti, dopo tanti secoli così, noi saremmo pronti a sostenere realmente l'Africa. E invece ci sono conflitti tra Stati Uniti, Cina, tra Europa e tutti quanti. Vogliono. E quindi le guerre, i conflitti. E quindi come si fa a stare nei paesi, no? Dove ci sono queste guerre qua? Fortunatamente, ve lo dico, non tutti gli africani vanno via. Cioè, ve lo dico proprio così. Perché mi sento dire, ma perché figlio mio, perché dovete andare via tutti? No, sono 1.400.000.000 di abitanti. Basterebbe un milione dove sono. Non ci sono 1 milione di africani che stanno arrivando. È vero che negli ultimi anni c'è stata una impennata che è legata proprio a questi conflitti. E poi quando si punta la telecamera, perché proprio, e poi si dice nessuno entra, altrimenti la gente entrerebbe, poi magari scoprirebbe che anche qui ci sono dei problemi, se ne andrebbe in qualche altro posto, avete capito? Invece così facendo poi arrivano qua, non possono neanche uscire dall'Italia, c'è uno che è diretto in Belgio, che è diretto, cioè noi siamo un'ex colonia belga, la gente, i congolesi se vogliono, devono andare in Belgio. Però devono fermarsi qua, perché le leggi dicono ti fermi qua. Allora questo secondo me l'Europa ha sbagliato tanto, l'Italia pure, ed è arrivato il momento secondo me di risolvere un po' queste questioni qua. I soldi che si spendono per creare muri, per come dire, respingere le persone, spendere questi soldi magari insieme alle associazioni, insegnare la lingua alla gente, a chi ne ha bisogno, e anche insieme. Cioè, se uno da noi si dice, anche qui, se siamo in tre, in quattro, arriva un quinto a tavola, da noi almeno prendiamo una polpettina, mettiamo dall'altra parte. Possiamo riuscire a vivere insieme. E l'Africa è un continente davvero molto ricco. Ricco, il Congo è ricco da morire. È il paese più ricco del mondo parlando di risorse minerarie. Questo è. E quindi la mia paura è che fra 30 anni loro siano costretti ad andare a lavorare in Africa, perché in Europa abbiamo un po' di problemi, eh? Cioè la demografia, quindi le persone, non stiamo più facendo tanti figli e c'è bisogno di manodopera per le industrie, l'energia non ce l'abbiamo, i minerali non ce li abbiamo. Ecco, quindi l'Africa che sta crescendo demograficamente, che ha anche tutti questi minerali, pare, sembra che proprio sia il futuro. Ecco, quindi questo è. Allora preparate questi ragazzi qua, date loro conoscenze, date loro la possibilità, perché devono essere cittadini del mondo.